La vera tragedia, per quelli che abitano ancora in famiglia come me, avviene quando ci ritiriamo alle 5 del mattino, dopo una nottata di depressione, e mettiamo la chiave in casa. Ogni scatto ci viene un gran bar di ritmo. 10 secondi per chiudere la porta, sennò con questo zigano bacio bottone ci sveglia tutta la famiglia, e camminiamo al buio con le scarpe in mano nel corridoio, chiavando una ricina capata per tutti i pareti. Roba che se ci viene uno storno tu ci faccio ma ci per ricchi. Entriamo nella stanza al buio, infiliamo il pigiama in silenzio ed esclamiamo a fanculo, tutto a posto. E in quel momento si appiccia una luce e compare una specie di fantasma. È il nostro padre. La capa ingrifata da. L'occhio si aiuta una discesa. La pantofola pronta a t'arrivare in faccia. La prima sensazione che abbiamo in quel momento è quella di dirgli molto gentilmente ma la fanculo era meglio che si male da poco. Ci paragnava di fame solo lo struzzo per tutto il corridoio. Ma tu, fermi, fermi perché non è finita, fermi, fermi che domani la capo, fermi. Ma subito dopo veniamo bloccati con le sue frasi. Guaglio, ma visto che ero su? Ma che piglia, da notte poi mamma la c'è fermati, già stai chiamando i carabinieri. Ma la classica è questa, questa casa non è un albergo. E ci credi, a dove tu non porti a cuzzisca sta cazzo, no? Poi, prima di chiudere la porta, esclama la frase fatica. Guaglio, a comincio a pensare a voi, amo, a quelli che fa rimane mattina in bocca. A così non si può già andare. Chiude la porta e se ne va. Il 5 della mattina, una capa schiattata lo suono. Dopo che per 30 anni non ci ha fatto manco cacchio. Ma ci ha messo in un letto con gli occhi aperti, a pensare a quello che ci fa rimane mattina in bocca. Papà, ma stai imbriaco, a che so? Stai divertendo? Alzati in piedi e diamo l'occasione di farti vedere da casa. Ah boh, se non tu vuoi, non fa niente. E poi il padre perché ti aspetta sveglio la notte? Perché ha paura che frequenti cattive compagnie. La volta papà tu hai una prete di tuffetanta nella mia stanzetta che mi serviva per la mia collezione. Mi guardò negli occhi ed esclamò, guaggio! Perché ti fai gli spinelli? Io rispondetto, papà, sicché questa era una prete libarese, ci eravamo salvati tutta la famiglia. Signori, senza offesa per voi, io sono sincero, fallo fare.